Dal Vangelo secondo Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. È un Vangelo molto bello, quello che la liturgia oggi ci consegna, la guarigione di questo cieco, per due cose, mi sembra bello richiamare. La prima è questo cieco che è seduto lungo la strada a mendicare, non si aspetta più niente, è lì, vivacchia, sopravvive alla vita, non cerca più niente, è fermo. E dalla vita non si aspetta niente e a volte noi la nostra vita la viviamo un po' così, eh? Vivacchiamo, portiamo avanti, tiriamo ad arrivare a sera. Quindi io mi alzo, faccio colazione, vado al lavoro, vado a scuola, faccio le mie solite pratiche, arrivo la sera che magari non mi sono neanche accorto di esserci arrivato e a un certo punto dico: Ma dove sta andando la mia vita? E nel momento in cui mi fermo a pensare a questa cosa, capisco che c'è qualcosa, un'inquietudine che ti lascia fermo. Dice: Ma io la sto vivendo appieno la mia vita, oppure tutto quello che sto facendo è un ripetere continuamente le stesse cose senza la vita che c'è dentro. E vedi, di fronte a questo ci saranno sempre delle voci, perché a un certo punto comincerai a gridare al Signore. Se vorrai questo senso di libertà, griderai o qualcosa dentro di te cercherà il Signore, cercherà la libertà, ma ci saranno sempre delle voci che, come nel Vangelo, no, fanno tacere questo cieco. Taci, che non vali niente, questo gli fanno capire, no? Taci perché le tue parole non sono vere. Invece il tuo senso di ricerca di vita, cerca proprio questa fonte d'acqua viva. Cerca una novità di vita. E vedi, la cosa interessante è che quando ti accorgi di questo e il Signore si accorge che tu ti stai muovendo, lui a un certo punto ti fa una domanda: di cosa hai bisogno? È strano perché un cieco viene lì, gli chiede: Abbi pietà di me, ho bisogno di aiuto, e gli dice: Ma di cosa hai bisogno? Gesù, sono cieco, è ovvio che ho bisogno di questo, no? Ma il Vangelo di Marco gioca appositamente su questo perché Gesù sa di cosa ha bisogno, ma è importante che tu glielo dica. Perché se Dio sa di cosa noi abbiamo bisogno, ma Dio ha bisogno che anche noi glielo diciamo. Perché se noi non glielo diciamo, non è mica detto che noi siamo convinti che vogliamo guarire da quella cosa lì. A Dio possiamo chiedere tutto. A Dio dobbiamo chiedere le cose in base alla sua grandezza. Dio è onnipotente, è enorme, è grande. E sarebbe triste se gli chiedessimo cose piccole. A Dio gli si chiedono cose eterne, cose onnipotenti, cose secondo la sua grandezza. E allora urla, chiedi, cerca il Signore. Non ascoltare le voci che sono attorno a te e cerca sempre il Signore. Quella, stai sicuro, cercare il Signore è sempre la strada giusta.